平の眠りおさます。紹介戦たった支配で夜も眠れず、quattro tazze di tè che non permettono di dormire. Metafora poetica delle quattro navi da guerra, stelle e strisce, che risvegliano i nipponici dal loro secolare isolamento. È l'estate del 1854. L'Oceano Pacifico bagna i due paesi maggiori opposti dell'epoca. Gli Stati Uniti viaggiano sulle ali del destino manifesto, per cui l'espansionismo in tutte le sue forme è cosa buona e giusta, anzi, inevitabile e ovvia. A 4.000 miglia nautiche, la cella del Giappone feudale segna oltre 200 tacche sulle sue mura. Due secoli di rigida e volontaria chiusura al mondo occidentale, una distanza colmata dalla legge del più forte, con l'incontro-scontro tra le due culture nella baia dell'odierna Tokyo, causa e conseguenza della globalizzazione del XIX secolo, inarrestabile, appunto. L'apertura forzata del Giappone al commercio internazionale è protagonista di questo primo appuntamento con la rubrica Civilization, che tratterà eventi dalla portata epocale, punti d'incontro tra barbari e civilizzatori, una dicotomia concepita da chi si ritiene vincitore, da chi, così facendo, disconosce il sano progresso, che al contrario accoglie diverse sfumature, differenti racconti storici, rinfacciandoci una dura realtà. Dietro numeri, nomi e date, dietro vizi e virtù, esiste unicamente lui, l'uomo, che vive e condivide. L'Ottocento si apre con l'ascesa e la caduta di Napoleone, per poi indirizzarsi verso la Restaurazione, un secolo di fermento, di innovazione in tutti i campi, che sul finire lascia in eredità un carico di belle speranze, prontamente tradite dal Novecento. Questa è una sommaria descrizione dal punto di vista eurocentrico, da inserire nel più ampio contesto della storia globale. Al suo stato embrionale, prodotto dell'imperialismo occidentale e del suo espansionismo, ormai pronto a riunire l'intera umanità sotto un unico destino. Fato a cui non sfugge il Giappone, che dagli anni 30 del XVII secolo si nasconde dietro una cortina di bambù, protetto dalla propria politica estera isolazionista. Questa autarchia, conosciuta come Sakoku, letteralmente paese blindato, ebbe inizio con l'omonimo editto del 1635. Emanato dallo shogun Iemitsu della dinastia Tokugawa, stabiliva un codice di comportamento che tutta la popolazione avrebbe dovuto di lì in poi rispettare. Il divieto per navi e uomini giapponesi di andare all'estero, per chi già fosse fuori confine di rientrare o anche solo avere comunicazioni con la madrepatria, pena la morte. La progenie occidentale in Giappone sarebbe stata cacciata. Il cattolicesimo fu messo al bando. Per stanare i suoi credenti, un'apposita inquisizione incentivò la delazione. Ad essere duramente colpito il commercio internazionale, quasi annullato. I traffici furono limitati a pochi porti e a pochi eletti, quali mercanti olandesi e cinesi. Tutto ciò per tenere lontani i barbari del sud, cioè gli occidentali, così chiamati perché inizialmente giungevano in terra nipponica dall'India e dalla Malacca. Tra di essi il gesuita Francesco Saverio, inviato ad evangelizzare i popoli asiatici e primo missionario cattolico in Giappone, nel 1549. Inizialmente lo shogun non si oppose alla propaganda della dottrina cristiana. Difatti le conversioni alla nuova religione consolidavano la sua dittatura militare sottraendo potere ai monaci buddisti. Col passare degli anni i daimyo, i signori feudali giapponesi, accrebbero le proprie ricchezze mercanteggiando con gli occidentali. Per lo shogunato un potenziale pericolo da stroncare sul nascere. A preoccuparlo non tanto l'aumento di potere dei propri vassalli, quanto la sensazione che gli stranieri non si sarebbero limitati ancora a lungo al solo pacifico commercio, sentore scosso dalle loro navi sempre più sofisticate e tetre,
che battevano i mari attorno al Giappone. L'applicazione dell'editto di Sakoku si tradusse in una dura persecuzione cattolica, culminata con la rivolta di Shimabara. A ribellarsi i contadini cattolici e i daimyo convertiti, stanchi di essere spolpati fino all'osso dal Bakufu, il governo militare che faceva capo allo shogun. Il presunto aiuto degli occidentali ai loro correligionari giapponesi durante la sommossa fu usato come pretesto dal vittorioso shogun per cacciarli definitivamente dall'isola. Egli concesse l'avamposto di Deshima a Nagasaki, come unico approdo per il commercio internazionale. Nessuno poteva accedervi, ad eccezione dei mercanti cinesi e della compagnia olandese delle Indie Orientali, limitata nel XVIII secolo a due navi l'anno. Iniziò così per il Giappone il Sakoku, oltre due secoli di relativa pace e tranquillità, sempre nel segno dello shogunato Tokugawa. Fin quando non bussa alle porte del Sollevante un ospite scomodo, un ospite che non chiede ma pretende. Gli Stati Uniti d'America. Nei decenni successivi alla rivoluzione, la giovane nazione americana ebbe già modo di esperire questo atteggiamento, ritagliandosi rapidamente un posto nello scacchiere internazionale. Dopo la colonizzazione dell'Oregon e la definizione dei confini con il Canada britannico, la missione civilizzatrice non poteva esaurirsi sulle sponde del continente nordamericano. L'ideale di libertà statunitense era irrealizzabile in condizioni di densità abitativa soffocante. Perciò ci si spinse oltre oceano, sia Africa che Asia, dove far prosperare l'eccezionale popolo americano. Nel 1845 l'annessione del Texas come stato schiavista compromise il vantaggio degli stati del nord, abolizionisti, su quelli del sud. Per evitare il punto di rottura totale si reputò necessaria una fresca ventata di patriottismo. E qual miglior soffio di una bella impresa coloniale al di fuori del continente? Visto che in Cina furono anticipati dagli inglesi, gli Stati Uniti puntarono il Giappone. Non un obiettivo campato per aria. Grazie alla sua posizione strategica e alle ricchezze del sottosuolo, si presentava come candidato ideale per servire da stazione di rifornimento di carbone. Utile soprattutto per le baleniere statunitensi, il cui numero nei mari del Pacifico settentrionale incrementava di anno in anno. Inoltre spesso accadeva che naufragassero e i superstiti approdati sulle coste del Giappone fossero trattenuti nelle sue carceri in condizioni disumane, in attesa di essere condotti a Nagasaki, da dove, consegnati agli olandesi, sarebbero stati rimpatriati. Sbarazzandosi in modo accettabile di questi ospiti forzati, il Giappone lanciava un monito a tutto il mondo. Lo straniero non è ben accetto. Gli Stati Uniti si convinsero della necessità di studiare da vicino il fenomeno nipponico. Nel 1832 il diplomatico Edmund Robert fu il primo incaricato dal presidente Jackson di convenire i pro e i contro di un possibile partenariato commerciale tra i due paesi. Una discreta indagine sui commerci in zona di olandesi e cinesi sarebbe tornata utile. Ma Robert morì prima di poter compiere la missione. Nel 1846 insuccesso anche per il comandante James Biddle. Dopo che ormeggiò con due navi da guerra nella baia di Edo, l'odierna Tokyo, alcune giunche gli andarono incontro. Biddle ricevette l'invito a bordo dalle autorità locali, per poi essere cacciato in malo modo dai samurai. I giapponesi gli intimarono di abbandonare il paese e risposero che non avrebbero aperto i porti al commercio, come da lui invece richiesto. Senza fare distinzioni, il no è valido per tutti gli stranieri. Queste missioni di avascoperta davano voce ai comandanti della marina e ai proprietari di navi a vapore, in pressing per ottenere nuove stazioni di rifornimento di carbone. L'accelerata decisiva è impressa dal presidente Millard Fillmore, coadiuvato dai suoi segretari di Stato, Daniel Webster prima, Edward Everett poi. Così, il 24 marzo 1852, il commodoro Matthew Perry riceve il comando dello squadrone delle Indie Orientali. A sua disposizione 12 navi. L'ordine presidenziale è ben preciso: fare pressione sul Giappone,
convincerlo ad estendere i propri traffici. Una missione necessariamente pacifica, che contempla l'uso della forza solo per autodifesa. Consci della propria superiorità militare, gli americani vogliono condurre un'operazione moralmente inattaccabile, senza approfittarsi della debolezza altrui. Al netto di queste avvertenze, Perry ottiene carta bianca su come far trasparire ai diretti interessati l'assunto americano. L'apertura commerciale del Giappone agli Stati Uniti non è una richiesta, è inevitabile. Soddisfatta questa premessa, si potranno intavolare trattative su qualsiasi punto, su qualsiasi clausola. Gli statunitensi imbastiscono così un gioco di apparenze e di realtà, di cannoni e di intenti amichevoli. Questa iniziativa coinvolge passionalmente il segretario di Stato Daniel Webster. Dio aveva posto carbone per navi a vapore e altre navi commerciali nelle profondità delle isole giapponesi a beneficio della famiglia umana. Del resto, in God we trust. Webster redige la lettera presidenziale che Perry dovrà consegnare allo Shogun. Il testo presenta gli Stati Uniti come una nazione che vuole commerciare, che desidera rifornimento di carbone e assistenza per i propri naufraghi sulle coste giapponesi. Tutto ciò ovviamente con profondo e ossequioso rispetto per le leggi locali. Perry impiega i mesi precedenti alla partenza per studiare, legge i resoconti dei pionieri statunitensi in Giappone e raccoglie quante più informazioni geopolitiche possibili. Il tempo restante lo sfrutta per decidere cosa portare in dono allo shogun e ai suoi dignitari, scelta che ricade, tra le altre cose, su 100 galloni di whisky del Kentucky, due telegrafi, una locomotiva in miniatura e vari trattati naturalistici e storici. Come vedremo, non si tratta di scelte improvvisate. Il 24 novembre 1852, caricate a bordo provvigioni per 2 anni, la nave ammiraglia Mississippi salpa dall'America. Si riunirà con il resto della flotta strada facendo. Dopo aver attraversato gli oceani Atlantico e Indiano, la spedizione sosta a Singapore e sulle isole Ryukyu, alla cui popolazione sfoggia la potenza militare americana, con esercitazioni sulla spiaggia. È il mese di maggio, ultima tappa prima della meta. All'alba dell'8 luglio, Perry supera la penisola di Izu e penetra nella baia di Tokyo. Le 4 corazzate, Susquehanna, Mississippi, Plymouth e Saratoga, gettano l'ancora di fronte al porto di Uraga, 40 km a sud della capitale, annunciandosi a salve con tutti e 73 i cannoni. Ben presto sopraggiungono diverse giunche giapponesi, a bordo uomini ben vestiti e armati di 2 spade ciascuno, che l'incontro civilizzatore abbia inizio. Un interprete giapponese comunica in lingua olandese con gli americani, sa già cosa deve dire e come lo deve dire. Del resto, dopo gli eventi di Ryukyu, il loro arrivo non è del tutto inatteso. La tattica adoperata da Perry nella fase di avvicinamento, quella di far rumore così che le sue azioni vengano segnalate a Tokyo, dà subito i suoi frutti, cioè intimorire lo shogun e la classe dirigente. Il traduttore li invita ad abbandonare subito l'area, invano. Perry ha istruito l'equipaggio sul comportamento da tenere durante i negoziati, non mostrare compiacenza. Nessuno sarà accolto a bordo se non autorità di rango elevato. Ma soprattutto, non abboccare ai tentativi evasivi e procrastinatori dei giapponesi, a cui deve essere chiaro che questa non è una visita di cortesia, come trapela dall'assetto offensivo delle navi, uomini in posizione, cannoni pronti. Il gioco diplomatico è tutto da gustare, il commodoro Perry non ritratta, saranno ammessi come mediatori solo i consiglieri imperiali. In quanto diretto incaricato dal presidente Fillmore, pretende di interfacciarsi con i suoi pari giapponesi. Dopo un lungo tira e molla è concesso un incontro a Nakajima Saburosuke, nomi di persone esotici alle orecchie statunitensi che sembrano composti da 2 starnuti e un colpo di tosse. Spacciatosi come secondo al comando della città di Uraga, Saburosuke è in realtà un semplice ufficiale di polizia. All'oscuro di ciò, Perry decide comunque di non incontrarlo in prima persona, delegando il compito al capitano di bandiera Conti. Il lungo colloquio non dà seguito ad azioni concrete. Saburosuke si ritira affermando che non ha l'autorità per trattare certe questioni,
ma assicura che un funzionario di grado maggiore farà visita il giorno successivo. Nel lasciare la cabina osserva i pezzi d'artiglieria statunitensi ed esclama "Paixão", meravigliato da quei cannoni navali di ultima generazione, i primi ad impiegare proiettili esplosivi, a dimostrazione di come i giapponesi, nonostante Sakoku, non siano digiuni di conoscenza occidentale. L'indomani fa la sua comparsa Kayama e Zaimon. Autoqualificatosi come governatore di Uraga, anch'esso è in realtà un semplice poliziotto. Perry declina ancora una volta il colloquio diretto. Attraverso i suoi ufficiali, il commodoro recapita un messaggio ai Zaimon. Se l'imperatore non invia un proprio consigliere, allora gli americani saranno costretti a portargli la lettera di persona. Lo pseudo governatore, allarmato dalla possibilità che lo straniero sbarchi nella capitale, chiede 3 giorni di tempo per avere una risposta definitiva. Nel frattempo, alcune navi americane ispezionano la baia. Le sue acque sono profonde, ben navigabili. Per quanto riguarda le difese artificiali, gli armamenti giapponesi sono scarsi e rudimentali. Queste perlustrazioni, sempre più vicine a Tokyo, agitano lo shogunato e Zaimon si reca nuovamente sulla nave ammiraglia per scoprire a cosa siano dovute. Ottiene una risposta che non lascia spazio ai fraintendimenti. Consideriamo l'attuale punto di ormeggio, al largo di Uraga, non soddisfacente. Siamo alla ricerca di una nuova località più comunicativa con il centro imperiale e più sicura, che possa ospitare la nostra flotta nella primavera prossima, qualora ci sarà bisogno di tornare con più forze. Sempre tramite gli ufficiali, Perry acconsente a consegnare personalmente la lettera ad un consigliere nominato dall'imperatore o al suo segretario per gli affari esteri. E Zaimon conferma che è in corso la costruzione di un edificio dove svolgere questo scambio. Ad attendere il commodoro ci sarà un alto funzionario. Ma aggiunge che avranno risposta a Nagasaki tramite i cinesi o gli olandesi. Perry sbotta. Gli americani riceveranno un qualche responso dello shogun nella baia di Tokyo, da nessun'altra parte. E che se non avviene entro pochi giorni, il presidente Fillmore, ritenendosi insultato, non risponderà delle conseguenze. Un ultimatum. La corte è ora intimata ad agire. Sempre attraverso i Zaimon recapita a Perry una missiva firmata dallo shogun. All'interno il nominativo dell'addetto imperiale ad accogliere la lettera. Toda, principe di Izu, in realtà governatore di Uraga. Burocrati che diventano principi, poliziotti che diventano magistrati. Lo shogun assume il titolo di imperatore e il commodoro quello di ammiraglio. Insomma, giorno di promozione per tutti. 15 barche statunitensi approdano al punto designato per l'incontro. Sono in 300 a seguito di Perry, armati di tutto punto. Ad accoglierli 5.000 giapponesi, altrettanto diffidenti. Un divario bilanciato dalle navi da guerra disposte al largo in modo da contrattaccare al primo attrito su terraferma. La struttura provvisoria eretta per l'occasione è composta da un atrio e una camera interna. Dopo un ingresso in pompa magna, la delegazione americana è fatta accomodare su poltrone. A detta loro, molto comode. Peccato che si tratti di Kikuroku, sedie requisite d'urgenza dei templi in zona usate dai preti buddisti per le funzioni funebri. L'incontro, molto formale, si svolge nel silenzio più assoluto. Una mezz'ora imbarazzante, conclusasi con la tacita consegna della lettera per lo shogun. Perry accoglie il sollecito finale di sgomberare la baia in 2-3 giorni. Non prima di assicurare che tornerà l'anno seguente con più navi per trattare i termini del negoziato. E non prima di un'ulteriore escursione verso Tokyo. Lo schema gli è ormai chiaro. Più si avvicina alla capitale, più i giapponesi si dimostrano concilianti ed amichevoli. Dopo un banchetto di saluti, gli americani ripartono verso casa. La loro partenza è accolta dai locali con un sospiro di sollievo. Il pericolo dello straniero per ora è scongiurato, ma le navi nere faranno il loro ritorno, una scadenza è stata data e lo shogunato deve mettersi al lavoro per rispettarla, per dare l'unica risposta che i visitatori accetteranno. Sì, acconsentiamo all'apertura delle relazioni commerciali tra i due paesi.
Ogni cambiamento radicale richiede sacrifici e il Giappone non può sfuggire a questo ritornello della storia. Accettare di porre fine ad una legge ancestrale quale il Sakoku non è facile. Chi si sobbarca a questo compito, come vedremo, non percorrerà un cammino agevole. La visita di Perry al Giappone non passa inosservata. L'olandese Donker Curtius raggiunge Nagasaki per conto del proprio governo. Ha il compito di osservare la situazione e consegnare un dispaccio ai giapponesi. Il monito di Guglielmo III è chiaro. Se lo shogun non allenterà la politica isolazionista, saranno tempi duri. Da qui la proposta di aprire l'avamposto di Deshima a tutte le nazioni. Un suggerimento ignorato, così come quello precedente, quando nel 1844 Guglielmo II invitò il Giappone a schiudersi da solo, prima che qualcuno lo facesse con la forza. Questo, un palese riferimento ai rampanti e inarrestabili Stati Uniti, che con i loro modi rudi destano grande apprensione e agitazione tra i nipponici. L'8 luglio la comparsa delle navi nere nella baia di Tokyo è accolta da fuochi di segnalazione lungo tutto il promontorio. Alcuni abitanti abbandonano le proprie case, rifugiandosi nell'entroterra. Nessuno è veramente pronto per questo incontro civilizzatore, né la popolazione, tantomeno la classe dirigente. Lo stesso shogun, Ieyoshi, è malato, in condizioni critiche, impossibilitato a scongiurare la minaccia. Morirà di lì a breve il 27 luglio. Il compito di coordinare la risposta giapponese spetta così ad Abe Masahiro, figlio di un potente daimyo. Abe diventò neanche trentenne capo del Roju, principale organo di governo dello shogunato, come l'uomo giusto per porre fine ad un periodo di crisi interna provocata dal tradizionalismo troppo ferreo e dalla disunita politica shogunale. Infatti, il giovane Abe non sdegnava la cultura occidentale, intesa come strumento di perfezionamento per i giapponesi. La sua linea politica progressista, seppur rispettosa dell'istituzione shogunale, non tardò ad attirargli le ire dei più sanguigni difensori del Sakoku, dissidi amplificati dopo l'arrivo della spedizione americana. Abbiamo assistito agli eventi della baia di Tokyo dalla telecamera a stelle e strisce. Ora cambiamo visuale per scoprire come i giapponesi trattarono questa patata bollente. Come detto, l'arrivo della flotta statunitense non coglie i funzionari shogunali del tutto impreparati, a differenza della popolazione civile, meravigliata e impaurita da quelle navi che sputano fumo e fiamme. Tutti interrompono le proprie attività. Chi lavora nei campi di riso, chi osserva dalle colline. Le navi nere dei barbari occidentali sono arrivate per profanare la Terra Santa. Abe decide così di temporeggiare, impartisce i soldati sul promontorio di sparare qualche colpo di mortaio, non di più, per evitare un'escalation bellica. Inizialmente si affida a finti governatori per tastare le intenzioni statunitensi. Le loro navi sono ormeggiate al largo di Uraga, il caposaldo difensivo più fortificato della baia, grazie al suo deposito di munizioni, provvisto di una decina di proiettili esplosivi, sufficienti solo per fare il bagno all'equipaggio di Perry, che se solo volesse potrebbe interrompere il traffico commerciale della baia prendendo in poco tempo la capitale per fama. Questa eventualità, in aggiunta alla velata minaccia di marciare su Tokyo o ritornare con una flotta ancora più grande, spinge Abe a cedere. L'11 luglio il Roju si autoconvince che ricevere la lettera americana non comporterebbe tradimento alla legge ancestrale. Lo sgombero pacifico della baia di Tokyo è un successo momentaneo che segna un punto di non ritorno per l'intero Giappone. L'importanza del momento non sfugge ad Abe. Lo shogun è morto e il successore, Yesada, è più infermo del padre. Il potere decisionale si concentra così nelle sue mani, ed ecco l'atto rivoluzionario. Il 5 agosto Abe richiama tutti i daimyo del Giappone a corte. Per la prima volta sotto lo shogunato Tokugawa, essi hanno facoltà di parola. Un inedito gabinetto strategico con il compito di affrontare la minaccia statunitense. Inutile dire che ben presto la discussione si allargherà a macchia d'olio, dall'incombente pericolo a tutti gli aspetti politici, affossando irrimediabilmente l'autorità dello shogun.
Da queste babele di voci emergono due orientamenti. Il partito di Espelli il Barbaro è la corrente maggioritaria. Suo capofila è Signore Nariaki di Mito, che cavalca la pressione atavica per il pericolo occidentale. Prima i portoghesi con la loro religione corrotta, poi gli inglesi che hanno assoggettato la vicina Cina, per non parlare delle mire espansionistiche russe sulle isole giapponesi del Mare del Nord. È dunque difficile pensare che gli statunitensi siano dissimili dagli altri occidentali, devono essere cacciati a tutti i costi. Ma una minoranza di daimyo progressisti è consapevole che i tempi sono cambiati. Per il bene del Giappone è necessario che il paese ponga fine alla politica protezionista e si apra al commercio internazionale. Linea di pensiero supportata da Otta, signore di Sakura, e da Toda, colui che ricevette fisicamente la lettera da Perry. Ma entrambi i fronti non dispongono di un'informazione fondamentale, di cui solo Abe e altri pochi consiglieri sono a conoscenza. Le casse dello shogun piangono. Il quadro finanziario del paese è pessimo. Solo l'apertura al commercio internazionale può salvarlo dal tracollo. Ma il Sakoku è legge e parlare di abolirlo è tabù. Abe non può intervenire a gamba tesa, dovrà arrivarci gradualmente. La adunata di tutti i daimyo è dunque un primo passo in quest'ottica. La fazione progressista è costretta ad una partenza in salita. Infatti le parole fataliste di Nariaki e seguaci non tardano a realizzarsi. È il 21 agosto 1853, quando quattro navi da guerra russe, sotto il comando dell'ammiraglio Yefimi Putyatin, penetrano nel porto di Nagasaki, per poi ritirarsi e gettare l'ancora al largo. Dopo un timido tentativo di opposizione, i giapponesi formano un comitato d'accoglienza. Il capo delegazione è Kawai Toshiaki, responsabile delle finanze, perciò consapevole della disastrata situazione economica. Le richieste dello zar Nicola I riguardano l'apertura di uno o due porti alle navi russe, oltre a voler stabilire i confini tra i due paesi nel Mare del Nord. I colloqui sono condotti in prima persona da Putyatin, che accetta a bordo delle sue navi chiunque. Dopo mesi e mesi di trattative, questo atteggiamento compiacente non porta risultati pratici, dando così ragione alla condotta scorbutica e incorruttibile del commodoro Perry. Sappiamo che Abe deve agire con un occhio rivolto in gran segreto al portafoglio. Non può soddisfare le richieste belligeranti di Nariaki e di chi vuole armarsi per affrontare lo straniero. Lo shogun in persona, Yesada, ordina di mandare via Perry senza alcun trattato di amicizia o di commercio. E se si oppone, allora il Giappone risponderà con le armi per salvaguardare la propria gloria. L'incosciente shogun non sa che in caso di scontri armati, nessuno rimarrebbe in vita per cantare la grandezza del paese. Dietro l'apparente pacifismo di Abe si nasconde questa grande consapevolezza, rafforzata da un piccolo episodio. Egli, in qualità di dignitario imperiale, è destinatario dei doni di Perry. Oltre 20 litri di whisky, una scatola di champagne, profumi, ma a colpirlo, a metterlo a disagio, sono due volumi sulla guerra messico-statunitense. Le illustrazioni di queste opere sono cupe, macabre e realistiche, prove concrete della potenza militare degli Stati Uniti. Così il cauto Abe sfoggia il proprio arsenale diplomatico. Per evitare fratture interne si ingrazia il fronte guerrafondaio. Accorda loro che qualora Perry penetrasse a fondo nella baia, sarebbe da considerarsi ostile. Inoltre, su consiglio di Nariaki, approva l'abrogazione del decreto che vieta la costruzione di navi da guerra superiori a 75 tonnellate. Ma queste misure militariste sono solo di facciata. Il vero approccio di Abe, pacifista, lo porta nuovamente a bleffare. Tramite gli olandesi si scusa con gli statunitensi. La morte improvvisa dello shogun, i lunghi preparativi per la successione al trono. Non posso darvi ora quella risposta, dispiace, ci vorranno mesi. Una supercazzola a cui Perry non abbocca.
Il 5 febbraio 1854 l'irritato Putiatin, che non ha cavato un ragno dal buco, abbandona le acque di Nagasaki. Neanche una settimana più tardi, l'11 febbraio, Perry fa nuovamente capolino nella baia di Tokyo. Irremovibile alle proteste giapponesi, la sua flotta oltrepassa di 10 km il precedente ancoraggio di Uraga, prima di ormeggiare. Al suo servizio 250 cannoni e oltre 1600 uomini. Torna in scena il finto governatore di Uraga, Eizaimon, che accetta di far incontrare le parti a Yokohama. L'8 marzo il grande corteo statunitense sbarca sulla terraferma. Terminate le cerimonie, Perry riceve la risposta dello shogun al presidente. Sono accolte le proposte che riguardano il rifornimento di carbone, legname, acqua, provviste, oltre al salvataggio delle navi statunitensi e dei loro equipaggi in pericolo. Il porto di Nagasaki soddisferà queste necessità a partire dal 1855. Per un altro scalo bisogna attendere 5 anni. Perry, insoddisfatto, calca la mano. Il suo obiettivo è ottenere un trattato di commercio alla stregua di quello tra Stati Uniti e Cina. Non esita a vessare la controparte giapponese, paventando la possibilità di un ulteriore ritorno con più uomini, con più navi. Quando nomina gli approdi di Hakodate e Naha, i locali bleffano affermando che è necessario il benestare del principe ereditario Matsumaya, e per acquisirlo ci vorrà un anno. Perry, inflessibile, comunica che, se si tratta di un sovrano indipendente, allora si recherà a parlargli di persona. Magicamente gli è assicurata una risposta in pochi giorni. Flebile opposizione del Giappone anche su altri punti: la presenza di agenti consolari statunitensi sul suo territorio e di donne straniere per evitare la progenie statunitense. Alla fine vi acconsentiranno. Il 31 marzo a Kaganawa il patto è pronto per essere stipulato. I suoi punti salienti: nessuna restrizione per gli americani nei porti di Shimoda e Hakodate. Quest'ultimo è espropriato al daimyo Matsumaya e posto sotto il dominio diretto del Bakufu. Altro che un anno. Nei mesi successivi Perry ispeziona a lungo il porto di Shimoda e quello di Hakodate, per poi, il 28 giugno, lasciare definitivamente il Giappone. La ratifica delle firme con il definitivo sigillo dello shogun avrà luogo il successivo febbraio. La convenzione di Kaganawa de jure non prevede un patto commerciale, infatti è riconosciuto come trattato di pace e amicizia tra Giappone e Stati Uniti. Nella pratica sferra il colpo definitivo al Sakoku e alla secolare autorità dello shogun. Ben presto diverse nazioni occidentali si riversano in Giappone. I russi e gli inglesi conducono accordi analoghi a quello statunitense, ma sia lo zar che la regina Vittoria sono insoddisfatti del loro mancato carattere commerciale. L'olandese Donker Curtius ammonisce nuovamente il Giappone: non può ostinarsi a concedere intese monche. Rischia di trovarsi in casa un'irresistibile coalizione di potenze straniere, decise a forzargli la mano e a mettere a repentaglio la sua sicurezza e dignità. Per la prima volta la saggezza olandese non rimarrà inascoltata. In pochi anni quei primi accordi sono perfezionati. La stessa convenzione di Kaganawa si evolve nel trattato di Harris, a tutti gli effetti un trattato commerciale, che prevede lo scambio di agenti diplomatici, l'apertura di altri porti, l'extraterritorialità per i residenti statunitensi in Giappone, la libertà religiosa e dazi bassi. Un involucro ruvido che racchiudeva bontà d'animo e grande cervello, severa determinazione, austerità diplomatica, conoscenza approfondita della situazione, le qualità che permisero al commodoro Matthew Perry di ottenere il successo, senza colpo ferire. Semplicemente dichiarò al Giappone le richieste degli Stati Uniti e insistette per ottenerle. Durante i negoziati non mutò di una virgola il proprio atteggiamento, inflessibilità che gli permise di non abboccare i bluff giapponesi. Una scelta in particolare rivelò la lungimiranza di Perry.
il rifiuto di spostare la sede delle trattative a Nagasaki. Questo porto, infatti, era dotato di un ottimo armamento difensivo, a differenza della vulnerabile e indifesa Tokyo. Al suo rientro negli Stati Uniti lo attendevano onori e ricchezze. Gli fu riconosciuta l'impresa di aver aperto il Giappone senza spargere una goccia di sangue, promuovendo gli statunitensi come popolo civilizzatore non violento. Perry spese gli ultimi anni della vita a pubblicare volumi sulla spedizione in Estremo Oriente. Morì nel 1858, in un freddo marzo, acceso dall'orgoglio dei Marines che formavano il suo corteo funebre, fieri di aver servito sotto un vero figlio della nascente America. Colui che cercò di conciliare l'inconciliabile. Abe Masahiro, grande intellettuale, è stato uno dei politici più abili del suo tempo, ma confidò troppo nella rifinitura diplomatica. La sua scelta rivoluzionaria di convocare e dare voce a tutti i signori feudali del Giappone ebbe risvolti non del tutto inaspettati. Comunque per lui, strenuo difensore dello shogunato, incontrollabili, e che ne accelerarono invece la disfatta. Come capo del Rōjū, Abe agì dietro le quinte, non partecipò di persona ai negoziati con Perry, né firmò alcun trattato, delegando queste incombenze al suo plenipotenziario Hayashi Akira. Abe individuò l'apertura del Giappone al commercio internazionale, sempre sotto il monopolio del Bakufu, come unico modo per sanare la critica situazione finanziaria. Nonostante le opinioni liberali stessero facendo progressi, la maggior parte del paese, dei daimyo e dei loro vassalli, condannava qualsiasi relazione con gli odiati e disprezzati barbari. Irritati dalla serie di trattati ineguali, non esitarono a criticare duramente l'operato del Bakufu, invocando la cacciata di alcuni membri del Rōjū inadatti al potere. Abe giustificò quelle concessioni come inevitabili e dovute ad estrema necessità. Tra i signori della guerra il più influente fu Nariaki di Mito, un uomo che Abe non poteva permettere di inimicarsi, visto il suo forte supporto militare. Nel 1856 Nariaki individuò l'arrivo dell'ambasciatore Townsend Harris come una minaccia all'integrità territoriale giapponese. Difatti, la convenzione di Kaganawa prevedeva l'arrivo di un console qualora entrambi i paesi lo desiderassero o in caso di difficoltà. La decisione unilaterale degli Stati Uniti, come nell'invio di Harris, era inconcepibile. Abe placò le proteste creando la carica di ministro degli affari esteri affidata al daimyo Otta, supporter della linea progressista. Suo compito sorvegliare gli stranieri affinché rispettassero i trattati, ma che in segreto avrebbe dovuto riempire il tesoro del Bakufu attraverso il commercio internazionale. Ben presto lo stanco Abe cedette ad Otta il titolo di capo del Rōjū. Qualche tempo dopo, il 6 agosto 1857, prosciugato delle forze, passò a miglior vita. Due settimane dopo la definitiva partenza di Perry, la prima nave commerciale statunitense giunse nella baia di Tokyo. La Lady Pierce fu accolta con gioia. Al suo arrivo, frotte di locali salirono a bordo dando vita a lunghi festeggiamenti. Tè e musica inondavano i suoi ponti. Entrambi i popoli iniziarono a conoscersi. I pelosi americani, severi ma tranquilli, non erano poi così diabolici. Lo stesso dicasi dei giapponesi, un popolo ospitale e non selvaggio come si leggeva nei testi occidentali. Perry conseguì più di quanto richiestogli. Abe accompagnò per mano l'impaurito Giappone nel salto progressista. Insieme lanciarono il seme per la futura, inarrestabile, globalizzazione del sollevante. Prima però attraversato da una crisi politica interna senza precedenti, che di lì a poco avrebbe portato all'abolizione dello shogunato, del feudalesimo e alla restaurazione del potere imperiale, la rinascita Meiji. Un periodo illuminato sostenuto dalle macchine a vapore, dall'elettricità, dal pensiero moderno.